Ciao, sono Marta Viola e questa è la mia masterclass di editing e costruzione narrativa. In questa prima parte ragioneremo insieme sulla costruzione delle immagini e sul perché sentiamo la necessità di rappresentare visivamente il mondo che ci circonda. La domanda da cui vorrei proprio partire è questa: perché fotografiamo? Che cosa ci spinge a rappresentare il mondo intorno a noi e anche quello interno a noi attraverso le immagini, soprattutto oggi che siamo costantemente immersi in un universo visivo? La vista, come sappiamo, è il senso più sviluppato e che utilizziamo, o almeno abbiamo la percezione di utilizzare maggiormente. Questo perché sin dal principio nella storia dell'uomo è stata fondamentale per la sopravvivenza. Da ciò dobbiamo dedurre che il nostro bisogno di osservare la realtà e quindi anche poi di rappresentarlo è proprio qualcosa che ci caratterizza come esseri viventi in una maniera molto forte. La fotografia arriva a un certo punto della storia dell'uomo. Con la fotografia abbiamo un'evoluzione della meccanica e della tecnica fino ad arrivare al digitale poi, che ci ha permesso di velocizzare e soprattutto rendere quasi infinite le possibilità di impressione della realtà su qualsiasi supporto. Oggi abbiamo una facilità nell'utilizzo del mezzo fotografico grazie ai nostri smartphone, che hanno delle funzioni molto all'avanguardia e ci permettono di scattare in maniera molto semplice senza dover fare nessun corso. Hanno delle correzioni automatiche che appunto ci permettono di non controllare tutta una serie di fattori in relazione alla scena che stiamo fotografando. Questo ci porta spesso ad andare molto velocemente nell'atto del fotografare e a perderci tutta quella parte osservativa del contesto che invece è fondamentale per realizzare una composizione che sia significativa e che abbia senso per la narrazione di quello che stiamo facendo. Ci sono immagini che nella storia, ormai nella nostra memoria, sono molto chiare e impresse e lo rimarranno. In uno dei libri che per me è stato molto importante negli anni passati nell'approcciare alla fotografia, che è Fotocronache di Munari, vi voglio citare questa sua frase che dice: la parola è un surrogato dell'immagine. Ebbene, lui dice che qualsiasi scena descritta testualmente non ci può garantire l'impressione, la reazione immediata che abbiamo nel momento in cui la osserviamo direttamente. Basti pensare che la fotografia è un elemento fondamentale di conoscenza di situazioni completamente diverse dal mondo che ci appartiene più vicino. Non avremmo esperienza di altri modi e mondi rispetto ai nostri se non ci fosse qualcuno che ha documentato quello che ci sta mostrando. Che cos'è per noi l'immagine? Ci aiuta a non dimenticare o ci aiuta anche a notare qualcosa che senza la fotografia non avremmo visto? Questo è un aspetto molto importante che si collega un po' alla velocità dei nostri tempi, che ci può portare a considerare anche in maniera più frettolosa gli elementi della scena da rappresentare. Mentre poi, riguardando una fotografia, possiamo scoprire dei dettagli che magari in presa diretta possono esserci sfuggiti. Il legame emotivo che noi strutturiamo con la realtà lo riversiamo nelle immagini. Cerchiamo in qualche modo, probabilmente fotografando, di imprimere non solo quello che c'è visivamente nella scena a cui stiamo assistendo, ma anche di collegarci uno stato d'animo. Questo poi si vede e lo possiamo sperimentare quotidianamente nelle reazioni che abbiamo osservando alcuni tipi di immagine piuttosto che altri. Ci sono tantissime immagini che negli anni hanno segnato il nostro modo di guardare il mondo, perché ricordiamoci, il modo di fotografare è sicuramente correlato
al modo in cui osserviamo. Il modo in cui osserviamo è determinato dal contesto in cui ci troviamo e dalla società, è definito da dei particolari parametri socioculturali, da delle esigenze di un periodo specifico. Il nostro modo di fotografare oggi non è quello di 50 anni fa, e non soltanto per l'evoluzione tecnica dei mezzi fotografici. L'attrezzatura ha modificato il modo di utilizzarla e anche il modo di guardare. Vorrei prendere ad esempio una delle immagini che sicuramente ha visto l'osservazione di tutti noi almeno una volta nella vita, soprattutto legata al mondo, diciamo, della rappresentazione romantica delle relazioni, ed è California Kiss di Elliot Erwitt. Perché certe immagini ci colpiscono così tanto? A volte nella loro grandissima semplicità di rappresentare un momento molto spontaneo e innaturale di vita quotidiana. Questo è uno scatto dove vediamo due innamorati ripresi all'interno di uno specchietto dell'auto con lo sfondo del mare al tramonto, ed è un'immagine che porta tutti potenzialmente a identificarsi all'interno di quel rettangolo, perché è qualcosa che potremmo vivere, è qualcosa che vorremmo vivere, è qualcosa che abbiamo vissuto e quindi ci risveglia. Vedremo poi come le differenti modalità tecniche di produzione di un'immagine abbiano un'influenza importante anche sul loro significato. Siamo talmente abituati a codificare la realtà che c'è intorno a noi attraverso le immagini che la selezione attuata dalla nostra mente in maniera chiaramente automatica non possiamo percepirla. Le immagini sono ovunque, anche dove non ci sembra di vederle. Prendiamo per esempio l'immagine famosissima, conosciuta da tutti, presente nello sfondo del sistema Windows. Tutti abbiamo impresso quella fotografia nel nostro immaginario. È sicuramente interessante anche notare come un'immagine del genere, che fa pensare appunto all'aria aperta, al vento, al sole, sia stata utilizzata per accogliere lo sguardo e introdurlo a un utilizzo digitale, diciamo, e tecnico. Potrebbe anche far riflettere sulla necessità della nostra mente di estrarre continuamente dal contesto in cui siamo. Quindi non è solo documentazione, è anche un meccanismo che aiuta tantissimo a nutrire il nostro immaginario di contenuti, di concetti, di sogni, di desideri. Tutto ciò che ci circonda passa attraverso le immagini, passa attraverso il canale visivo della nostra comprensione. Se vedo qualcosa, inizio anche a crederci. Tutto ciò che riguarda la comprensione del mondo intorno a noi passa attraverso la possibilità di vederlo. Una singola immagine può quindi essere totalmente rappresentativa di un evento molto complesso. Nella maggior parte dei casi, però, è necessario realizzare una costruzione narrativa articolata che possa includere diversi elementi in modo da poter fare una esplorazione completa di quello che vogliamo raccontare, che altrimenti in uno singolo scatto o in pochi scatti non è possibile divulgare. Uno dei motivi principali, ricordiamoci, per cui realizziamo delle immagini è proprio comunicare qualcosa. Lo facciamo sempre, in qualsiasi caso noi fotografiamo, stiamo mettendo un puntino sulle i rispetto a certe cose che ci interessano, nel momento in cui le condividiamo a maggior ragione, e quindi per questo va fatta sicuramente un'analisi di tutto ciò che va inserito e di tutto ciò che non va inserito nella storia che vogliamo raccontare. No, che non è il sistema Windows. Sì. Sistema operativo Windows.